Premi alla carriera? Ci siamo, ne mancano due, eh? Giuro. Allora, lo consegna, ti ricordi chi consegnava? Sì, allora, abbiamo... Se lo ricordava, giuro. Me lo ricordavo, esatto. Abbiamo, beh, un po' di stanchezza. No, perché? È cominciato da un'oretta e un quarto. Consegnano panini e sacchi a pelo. Soprattutto, dicendo... soprattutto quando stai qui dalle due e mezzo, e questo è fatto. Ma guarda, e... oggi tutto il festival, la stanchezza, a cena un tramezzino non ci vedo più dalla fame. Questa era mia. Lo so, così la... impara, tanto me l'avresti detta dopo. Ti cercherei un occhio, come diceva Totò. Piantala, dai, vai, premio alla carriera, chi consegna? Consegna a Claudio De Pasqualis per il programma Hollywood Party Rai. Che... Claudio De Pasqualis. Chiamiamo qui sul palco. C'è? Eccolo! Sappiamo che è un programma comunque che dedica spazio anche a interviste sugli attori del doppiaggio e insomma di questo siamo sempre grati. Grazie, buonasera. Tra l'altro tanti amici, perché tra le tante cose che ho fatto anche un po' di doppiaggio, quindi ho visto persone, ho avuto anche la fortuna di conoscere voci e uomini che hanno fatto e donne che hanno fatto la storia di questa eccellenza, come ha detto appunto il Presidente della Repubblica, e che io sottolineo è un'eccellenza dell'arte italiana questa. Grazie. Soltanto brevissimo, io devo chiedere scusa a nome della trasmissione, perché attraverso i microfoni di Hollywood Party un paio d'anni fa Vincent Cassel ha avuto la malaugurata idea di dire una cosa terribile, tuonando contro il doppiaggio italiano. Si è dimenticato che il doppiaggio in Francia lo faceva pure lui. Evidentemente se l'è dimenticato troppo presto. Se l'ha dimenticato troppo presto, forse pensava che aver doppiato la moglie fosse stato uno scempio, in realtà è stata una salvata, come si dice a Roma. Lasciamo stare. Ne sa qualcosa chi ha visto Matrix? Purtroppo che anche chi l'ha sentito. Allora passiamo ai premi della carriera? Facciamo un annuncio? Volentieri. Faccio io, fai tu? Fai. Sergio Graziani e Ada Maria Sarrazzanetti. Che grande onore. Ripassala, grazie. È tanto che state seduti, una standing ovation ci vuole tutta. Eccolo, il teatro è tutto vostro. Li faccio andare avanti. Sergio, io do il microfono perché io non so che dire. Non so più cosa dire. Non so, ragazzi, so che siete stati molto carini a darmi questo premio e sono felice per quelli che l'hanno avuto prima di me. Tutti, per tutte persone che conosco, beh. Volevo dire che con la Simoneschi ho fatto tanti film ed era bravissima, e io cercavo di imparare da lei.
Anna Maria. Anch'io devo dire che la Simoneschi è stata il mio idolo. Da ragazzina vedevo tutti i film doppiati da lei, erano tutti doppiati da lei, in un modo splendido, perché aveva quella voce che, come si dice, si incollava su tutte le attrici, ma oltre che essere una voce erano anche una grande attrice, e quindi era bravissima, quindi sono onorata anch'io stasera di essere qua. Siamo onorati noi di avervi qua. Facciamo entrare i premi, e vale anche, grazie Claudio, Anna Maria e l'altro lì. Grazie, ringrazio. Ma noi qualcosa da far vedere ce l'abbiamo. Non si può racchiudere due carriere così in una clip, però qualcosina ce l'abbiamo e la vediamo insieme. Allora, vieni qua, vieni al centro, vieni qua, venite qua. Scusa, aspetta, sta succedendo qualcosa? No, no. Sì, certo, io microfono. Allora, Via col vento aveva le voci originali di Lidia Simoneschi ed Emilio Cigoli. Nel ridoppiaggio del 1977 la voce di Anna Maria Serra Zanetti ha sostituito Lidia Simoneschi molto egregiamente. Purtroppo Cigoli non ha avuto lo stesso trattamento dalla voce di Luigi Vannucchi. Scusate, poi volevo anche dire, abbiamo ricordato tante figure scomparse, nella mia mente ci sono tanti ricordi e tanti doppiatori scomparsi. Io vorrei ricordare che recentemente è scomparso Vittorio Di Prima, che era il marito di Anna Maria Serra Zanetti. Anna Maria, io a questo punto le accompagnate con un applauso. Sergio Graziani, Anna Maria Serra Zanetti, i premi alla carriera della quarta edizione del Festival Nazionale del Doppiaggio.